Noi abbiamo iniziato una serie di incontri che hanno poco a che vedere con l'arredamento e le cose belle che facciamo, anche perché abbiamo percepito in giro, insomma, c'è una percezione di quella che è la crisi, e non solo le istituzioni politiche sono in crisi, ma anche la chiesa che è di fronte, anche i negozi. Quindi, anche per capirci un po' di più noi, abbiamo invitato una serie di autori. Devo dire che questa sera poi avremo modo di parlarne con questi autori. Il libro è particolarmente importante perché è una raccolta davvero interessante di quello che è la nostra storia, un po' anche come ci siamo arrivati. Quindi adesso è giusto il tempo di sedersi e lascio la parola ai relatori. Benvenuti di nuovo, e dopo la chiacchierata saremo contenti di offrirvi un piccolo rinfresco. Devo fare io il saluto, ma voglio dire, toccava secondo me al direttore del giornale, che dovrà moderarci e esprimere le nostre risposte rispetto alle sue domande. Io lo faccio molto brevemente, grazie per essere qui, una giornata terribile di AFA e via dicendo. Noi cercheremo di fare il nostro meglio, cioè di dare l'immagine di quello che vogliamo dare di questo libro, grazie a voi ospiti, in qualche modo che lo presenterete nel più breve tempo possibile, così, come dire, ci risparmieremo quanto più possibile il caldo di questa serata. Quindi, più che ringraziarvi, più che ringraziare il procuratore Lembo per aver letto attentamente questo volume, ne parlavamo ieri, l'altro ieri, al telefono e via dicendo, e il procuratore mi ha dimostrato, come dire, pagina per pagina, di averlo letto molto ma molto attentamente. La stessa cosa il direttore del giornale di Salerno, della città, che oltretutto è stato così gentile ieri da fare un articolo sul giornale in cui ha pubblicizzato sia il libro che sia l'evento di questa sera. Non dico altro, passo immediatamente la parola al direttore che modererà questa serata. Grazie a voi della presenza e grazie soprattutto ad avere dato dell'ospitalità, che per la verità era nuova a me questa location, trasformata in un circolo culturale al corso, diciamo. Io vi chiedo solo una cortesia all'inizio, di dedicare, con il permesso dell'autore, la nostra discussione di stasera, le nostre idee di stasera, un po' alla memoria di Giovanni Spadolini, che è morto 25 anni fa. Un grande della democrazia italiana, uno straordinario personaggio della cultura italiana, ma soprattutto un punto di riferimento della politica italiana nella fase più dura e più acuta della transizione italiana, governando il Senato della Repubblica, la seconda carica dello Stato, in un momento difficilissimo. Ricorderete tutti che lui fu presidente provvisorio dopo le dimissioni di Francesco Cossiga, e a me piace ricordarlo per la grande attitudine istituzionale ed intellettuale che ha lasciato in eredità al nostro paese. Bene, detto questo, io ringrazio Vincenzo Lita per questa fatica che ci ha consegnato, da un titolo anche molto espressivo, L'illusione della libertà e la certezza della solitudine, senza quel bisogno
senza del bisogno, come sottotitolo, di voler sembrare un uomo. E già questo di per sé è il senso di una misura intellettuale drammaticamente scomparsa nel nostro paese, afflitto da una autoreferenzialità istituzionale che è direttamente proporzionale spesso all'ignoranza istituzionale e anche ad una incapacità del mondo degli intellettuali italiani di scandagliare la verità di questo elettorato che è diventato così volatile e al tempo stesso così transitorio nel suo consenso da determinare nel paese scossoni e ribaltoni elettorali ad ogni elezione. Cioè la cosiddetta rivoluzione italiana probabilmente è lì, è nello stigma dei numeri che variano a seconda delle circostanze, delle persone, delle leadership, purtroppo anche molto alcune carenti, alcune di passaggio, ma comunque diciamo è questa illusione della libertà, ma nella certezza e la solitudine nella quale Vincenzo Rita, per i tipi di società libera che lui presiede e soprattutto della autorevolissima casa editrice Rubettino, che ha uno sguardo all'Italia ma soprattutto il cuore ai problemi del Mezzogiorno, che di questo libro noi stasera ne parliamo, avendo la possibilità di avere come interlocutore privilegiato il dottor Corrado Lembo, già procuratore della Repubblica di Salerno. Io colgo questa occasione anche per ringraziarlo del lavoro che ha fatto. Io l'ho conosciuto quando era sostituto procuratore nazionale antimafia con delega al distretto di Salerno, ma soprattutto delega a tutta la incandescente materia degli appalti pubblici e delle infiltrazioni criminali nel mondo degli appalti pubblici. Se la Salerno Reggio Calabria possiamo tranquillamente percorrere è perché sì, l'hanno finita, almeno fino diciamo, a buon abitacolo, diciamo, però non è più onestamente uno scandalo nazionale perché è quasi tutto compiuto, ma se dobbiamo riconoscere uno dei tanti meriti a Corrado Lembo è stato quello di aver governato con molta intelligenza questo maxi appalto nazionale, andando a vedere nelle pieghe più nascoste di tutti gli appalti che erano stati compiuti in quella stagione di realizzazione dei lavori della terza corsia. Mi ricordo che lui era abbastanza puntuale, se non addirittura puntiglioso, e vi posso garantire che tutte le cosiddette interdittive antimafia, tutto il lavoro che la Procura Antimafia Nazionale all'epoca, grazie a Corrado Lembo, svolse sul tema della Salerno-Reggio Calabria, non ha mai ostacolato con ritardi. Quindi si può essere magistrati, si può essere protagonisti dell'azione penale e non ritardare le opere pubbliche, a fine dire, ma accompagnando la ricerca e il sostegno della legalità con una intelligente prospettiva. Sono un uomo così colto come lui, più che erudito, così colto ha saputo consegnare a noi una lezione di impegno civile. Saluto il signor Sindaco di Salerno, Enzo Napoli. Io vorrei che fosse Corrado Lembo a dirci subito le sue impressioni su questo libro, come la, il cervello del giurista, la passione del liberale autentico, cioè di uno che crede più che nei principi di libertà, nell'attuazione dei principi, nella pratica dei principi di libertà, e anche con la grande, con lo spessore intellettuale che gli arriva
da una stagione di impegno professionale maturata in più posti, Santa Maria Capo Vetere e poi alla fine Salerno. Io ho molta fiducia che lui ci aprirà dei varchi di riflessione abbastanza utili per poter proseguire il ragionamento di questa sera. Io do subito la mia parola. Ecco. Grazie. Sono particolarmente onorato di contribuire alla presentazione di questo libro per due motivi fondamentali. Il primo è che ho avuto l'occasione, proprio nei contatti finalizzati alla presentazione di questo libro, ma anche di un altro volume edito da Società Libera, Stato e Criminalità, che ho avuto l'onore di presentare qui proprio a Salerno. Ma dicevo, soprattutto perché ho avuto l'occasione di conoscere il professor Polita, che è persona di grande spessore culturale e intellettuale, e che mi ha fatto ritornare ai tempi della mia, diciamo, infanzia politica, perché vedete, il magistrato, quando si spoglia della sua corazza, impermeabile a qualsiasi contatto con la politica, oggi purtroppo questi concetti vanno ribaditi, abbiamo visto di recente che non è sempre così, nelle giovani nostre. Ma ecco, quando si libera di questa corazza può ritrovare la sua identità antica. Io ho scoperto di avere un'identità antica quanto quella del professor Olinda, che ha radici comuni. Nessuno non l'ha mai saputo, perché non ho mai voluto candidato, anche perché è stato il mio primo fallimento nella politica, ma mi sono candidato nel comune di Torre Annunziata, e lo dico con orgoglio, per il Partito Repubblicano, riscuotendo un paio di centinaia di voti, che a quel tempo, quando il Partito Repubblicano tutto intero prendeva 300 voti, arrivò al famoso milione con Spadolini. Ecco, era veramente un'impresa titanica. Naturalmente non conseguì il seggio comunale, ma avevo 21 anni ed ero felice di aver partecipato a questa missione, anche perché ho avuto l'onore di essere stato presentato niente poco di meno che, stata evocata la figura di Giovanni Spadolini, da Ugo La Malfa in persona, che poi è addirittura venuto a trovarmi alla procura di Verbania, dove io facevo il sostituto procuratore, perché lui passava presto per Stresa, e venne, sapendo che io ero repubblicano, venne a trovarmi. Per fortuna non mi trovo, perché io avrei negato di essere stato repubblicano essendo magistrato. Comunque avrei detto che adesso non sono più niente, una volta così si usava, sono uno zorno politicon nel senso aristotelico, ma non sono più un uomo politico, non faccio più politica. Il magistrato non può, non deve fare politica, di questo si parla anche nel libro. Ma c'è un altro motivo ancora che, diciamo, mi piace sottolineare, perché in questo libro, è un libro di storia, diciamolo francamente, una serie di articoli scritti molto bene, con una profondità, un acume critico, anche valutativo, notevolissimo, è un libro di storia perché attraversa un lungo periodo della storia d'Italia, forse il periodo più difficile della nostra storia, parte addirittura dalla fine delle Brigate Rosse, ma comunque dall'inizio della fine delle Brigate Rosse. Passa attraverso il riscatto sindacale, si parla della marcia dei famosi 40.000, in cui viene messa a fuoco un profilo molto rilevante della storia d'Italia, cioè il sindacato che è massificante, troppo egalitarista, eccetera, non aveva visto le sfumature che esistono nella società, quindi non aveva colto il nuovo che pure andava seguito, era rimasto ancora ai vecchi schemi, la lotta di classe, eccetera, ma anche la scoperta dei quadri e quindi delle possibilità che il nuovo centro dirigente, quello che aspirava a diventare il centro dirigente, lo sapeva, in un paese che si accingeva a compiere, ma forse non l'ha compiuto del tutto, un salto di qualità
nella direzione della modernizzazione e così via. Ebbene, questo aspetto che costituisce la pagina, possiamo dire, iniziale del libro, la prima riflessione importante del libro, poi continua attraverso una carrellata nella quale abbiamo un testimone senza peli sulla lingua. Qua veramente si può dire, seguendo l'insegnamento crociano, che la storia è pensiero e azione. Forse l'aveva detto prima in croce Giuseppe Mazzini, che pure era un liberale sostanzialmente. A modo suo, però insomma queste sono le nostre comuni origini. E questa carrellata, ecco, mi ha fatto ripercorrere un tratto importante della mia vita, anche professionale, perché sono accenni anche all'evoluzione, se vogliamo, alla decadenza anche della magistratura, che è un fatto che è sotto gli occhi di tutti, ma anche alle possibilità di riscatto che ne sono proprie, perché ecco, purtroppo ci sono dei personaggi che non incarnano l'ideale che, diciamo, io ho cercato di coltivare quando sono entrato in magistratura. Ora ne sono uscito con qualche rimpianto, ma anche con un sollievo, vedendo tutto ciò che è accaduto dopo. Però io non dimentico, e nessuno di noi può dimenticare, come cittadini, il contributo eccezionale che hanno dato allo sviluppo della giustizia persone come Giovanni Occorsio, col quale ho fatto l'uditore giudiziario, altri magistrati di grandissimo spessore, inutile citare i vari Borsellino, Falcone, ma tantissimi altri che hanno contribuito ad impostare una lotta contro la criminalità organizzata del tipo mafioso, che non è affatto conclusa ed è in pieno svolgimento, anzi è stata per qualche tempo, direi proprio anche negli ultimi tempi, accantonata nell'agenda politica nazionale. E allora questo attraversamento, sia pure di corsa, ma in modo seguendo il ritmo tiltaggio, se così si può dire, battente, continuo, del professor Olita, che ci tiene sempre avvinti ai fatti del passato, che sono sempre in qualche modo maestri del presente e forse anche del futuro, perché ci sono tante intuizioni antiche del professor Olita che in qualche modo richiamano vicende attualissime. Perché è un libro veramente da legge, perché è un libro di storia con il quale possiamo riprendere, quelli della mia età, ma anche i più giovani, possiamo riprendere la nostra vita trascorsa o comprendere meglio la nostra vita presente, recuperando i fatti del passato che sono stati, avrebbero dovuto essere meglio, di ammonimento del futuro e che ancora oggi invece costituiscono un problema. Io non voglio dilungarmi, dico solo che troverete tutti i temi di attualità più stringenti del tempo attuale, pescati nel passato ma riattualizzati con un acume, diciamo, descrittivo ma anche valutativo, con delle prese di posizione, se vogliamo, in qualche caso anche opinabili. Penso per esempio alla proposta di abolizione o di modifica dell'articolo 41 della Costituzione, davvero liberale, poco Stato, anzi Stato minimo, che non ama le Costituzioni, ma solo ama delle direttive di governance, come si dice nel libro, di carattere generale, che devono in qualche modo orientare ma non vincolare il cittadino. Questa è l'idea liberale. E tutto il dibattito sul liberalesimo e sul liberismo, che viene recuperato come valore culturale fondante di una corrente di pensiero che ha attraversato la storia ma forse non è sopravvissuta come forse sarebbe stato giusto a se stessa, perché altre,
altre narrazioni grandi dell'Occidente hanno preso il sopravvento stritolando, ecco, quella che Benedetto Croce mi pare di ricordare nell'introduzione della sua Storia d'Italia nel secolo XIX, chiamava la religione della libertà. Ecco, su questo si fonda il libro, è un'analisi con queste lenti, le lenti della religione della libertà. E c'è un richiamo ad Einaudi molto acuto e attuale, che dice che in fondo il liberismo, il liberalesimo che dir si voglia, in fondo è una religione, perché mette al centro la libertà e la persona, ma aggiunge anche la responsabilità della persona umana. E mi fa piacere, qui concludo veramente, mi sono intrattenuto fin troppo, richiamando un passo del libro in cui si cita, in qualche modo, si citano i punti di riferimento culturali del liberalesimo antico e moderno. E tra questi, ne parlavamo ieri a telefono, mi ha fatto piacere trovare lo Smith, che è considerato un filosofo minore di fronte alla grandezza del Benedetto Croce, Hegel e così via. Ma in realtà è stato colui il quale ha dato del liberalesimo fondato sulla persona la definizione, come diceva il mio amico, comune amico Peppino Acone, una definizione fulminante, perché diceva Rosmini, la persona è diritto sussistente, cioè non ha bisogno di una legittimazione legislativa, regolamentare, per esistere in quanto tale. Di questo ci siamo dimenticati in questi giorni. Qui vediamo delle immagini che ci richiamano, altre immagini ricordate su un momento ma poi subito dimenticate, come quella del piccolo Aydan sulla costa di Bodo. Oggi abbiamo, forse con la stessa maglietta o dello stesso colore e gli stessi pantaloncini rossi. Ecco, questa foto che suscita pietà, ma deve suscitare anche di sdegno, perché ecco, è stata tradita l'essenza fondante della persona, che la dignità della responsabilità è una dignità che non ripete il suo valore da qualcos'altro, né dalla religione, né dallo Stato, né dalla legge, né dall'ordinamento. Basta fare una semplice considerazione, e con queste parole vorrei chiudere, che senso ha uno Stato, un ordinamento giuridico, cioè un complesso di norme ordinate, belle, sensate, senza la persona, senza le persone che lo devono promuovere ed osservare. E questo è il senso che dà questo libro, una lettura diciamo non leggera, perché è una lettura nella quale forse bisogna prendere anche qualche appunto. Io l'ho fatto senza vergognare, non ho messo niente, però anche se mi sono dimenticato di questo. E quindi sono grato al professore Vita per avermi dato l'opportunità di percorrere un tratto della mia vita in modo intelligente e di guardare al futuro ancora con un briciolo di speranza. Prendendo il libro di Vincenzo Lita vi accorgerete che ci sono tre capitoli centrali di considerazioni che attengono ad un arco temporale molto lungo del nostro Novecento, tutte le considerazioni che attengono alla politica italiana ma anche alla politica internazionale tra il 1987 e il 2006. Perché questa scansione temporale così ampia e così ricca di eventi? Non nasce a caso nel 1987, perché Vincenzo Lita arriva a Milano agli inizi degli anni 80 e una delle prime cose che fa riflette sulla famosa marcia dei 40.000 della Fiat del tempo. I 40.000 sapete che erano i quadri della Fiat, non erano gli operai,
è che probabilmente a quel tempo significò anche metaforicamente quella che sarebbe diventata poi una crisi italiana perdurante, cioè quella secondo la quale i lavoratori hanno sempre ragione per la tutela dei diritti, ma c'era però a quel tempo e nella Fiat un senso di quella libertà che portò 40.000 persone in piazza, che decisero di non essere più ostaggi di una prevalenza di pansindacalismo e di una prevalenza di un sindacalismo spesso perfino un po' corrotto dalla militanza politica e non solo dalla militanza per la tutela dei diritti. E quella storia lì colpì molto il giovane Vincenzo Polita, perché nell'esercizio del diritto Polita riscontrava anche la lesione di un altro diritto, cioè la sopravvivenza dei cosiddetti quadri intermedi della Fiat, che tiravano come gli operai allo stesso modo carretta per assicurare produzione alla grande azienda italiana. Guardate, la storia poi ritorna, perché se ricordate bene, la famosa alleanza Fiat-Chrysler è avvenuta in un tempo nel quale uno dei più grandi italiani nato e vissuto in un momento costellato da troppe intelligenze annebbiate, mi riferisco a Sergio Marchionne, molte cose sono rimaste da quel tempo che visse e portò Polita all'impegno civile, alle analisi e alle considerazioni che l'uomo che salvò il patrimonio italiano aggregandolo a questa grande azienda americana ha fatto. Attenzione, disse Marchionne in un intervento agli studenti della Bocconi a Milano, troppi diritti fanno morire il diritto, troppi diritti annullano le libertà. Ma questo, naturalmente, Marchionne, tutto può essere sospettato tranne che di essere un fascista in fascia, ma era un uomo però che sulla sua filosofia di vita aveva innestato questo rapporto tra diritti e libertà, anche come esercizio di una laica religione civile, che è quello che Vincenzo Polita reclama con il suo libro. Ecco, io vorrei chiedere a qualcuno se c'è qualcuno che ci vuole fare qualche domanda su quanto ha detto il procuratore Lembo, su quello che direi poi a conclusione del nostro intervento, e soprattutto con la certezza che a me è stato regalato, quindi non è che posso fare pubblicità. Compratelo, perché vale la pena veramente leggere. L'ultima cosa che dico è il ricordo che Corrado Lembo, non sapevo che fosse stato un uditore, no, quelle pubblicazioni, un uditore di Vittorio Occorsi. Vittorio Occorsi è stato un grande magistrato italiano che è stato ucciso dai neofascisti, in pratica, era magistrato al Tribunale di Roma, fu una delle figure, uno dei martiri della magistratura italiana, un po' come la Roma a Salerno e a pochi passi da noi, ma perfino con un'occupazione stravagante, che enfatizzarono un credo rivoluzionario al punto tale da non farlo credere neppure a se stessi, ma attuando un gesto di morte.
forse che poi è il papà di un caro collega Eugenio, Vittorio Corsi è stato uno dei magistrati che hanno aderito alla religione civile della libertà. Così come uno che non è stato magistrato ma che si chiamava Ambrosoli, ricordato pochi giorni fa dal presidente Mattarella a Milano, e soprattutto da una bellissima intervista che la signora Anna Lori Ambrosoli ha dato al Sole 24 Ore domenica. Andatela a ripescare, è veramente bella. È veramente bella, cioè una donna che ha coltivato un dolore tragico per la morte e la sconfitta morale, che oggi ricorda con bellissime parole questo sacrificio e quest'uomo. Ambrosoli era un liberale, e nella stagione nelle quali queste minoranze liberali, repubblicane, minoranze elettorali sono state la grande maggioranza del pensiero, che hanno ispirato la classe dirigente, che hanno insegnato alla classe dirigente a guidare il paese, che hanno insegnato anche a tanti giovani, forse più della nostra età, a ridosso delle esperienze, il valore della comunità ispirata alla religione civile. Avevamo detto se c'era qualche domanda, oppure volete che io presenti un po' il libro ancora? Come volete? Forse è il caso. È il caso? Parlo sul libro. E va bene, allora scusate, mi alzo in piedi perché così parlo meglio. Però mi sento stretto. Non ce l'hai prescritto a noi, di alzarci in piedi. No, no, ma io mi alzo in piedi così parlo meglio, non peraltro. Voi parlate benissimo anche stando seduti, quindi non c'era bisogno per voi. Grazie a tutti per essere qui e un ringraziamento particolare al sindaco che rappresenta la città, quindi grazie al sindaco. Ringraziare il sindaco significa ringraziare la città di Salerno. Va da sé che ringrazio il procuratore Lembo e il direttore perché hanno voluto presentare questo mio volume. Alcune precisazioni. Non è un volume politico perché a sentire alcune cose che hanno detto gli amici sembrerebbe che fosse, come dire, anche un volume politico un po' noioso e via dicendo. Si parla poco di politica, nel senso che è un libro sicuramente che tocca la politica ma che vuole riflettere su alcuni snodi della politica. Dicevo ieri al giornalista della città che mi ha fatto l'intervista, non troverete i nomi ricorrenti, quelli che sentiamo tutti in televisione la sera, nei telegiornali e via dicendo. Non mi occupo della quotidianità politica nel libro, ce ne sono già tanti, ma non c'era bisogno anche del mio, e via dicendo. Quindi un libro di riflessione sulla politica, non è un libro autobiografico, ma è solamente ancora qui di riflessione su alcuni momenti fondamentali della mia vita politica culturale. E quindi molto modestamente è questo libro. Parla di libertà, evidentemente. Una piccola precisazione. Io amo molto la parola libertà, ma nel momento in cui la amo dico anche che è una parola che non significa assolutamente nulla, perché la uso io da liberale, la potrebbe usare, l'ha usato Fidel Castro, l'ha usato Mao Zedong, la usano tutti, quindi è una parola molto bella, melodiosa, che si racconta bene, si ascolta molto bene, via dicendo, ma significa poco, significa quello che chi la usa gli vuol dare il significato che chi la usa, ma non è che in qualche modo abbia un significato univoco. Allora, quando parlo io di libertà, mi riferisco a questa illusione della libertà. A quale libertà? I maestri del liberalismo internazionale, non solo italiano, ma evidentemente anche europeo e oltre, ci hanno spiegato che esistono due tipi di libertà, la libertà positiva e la libertà negativa. La libertà positiva è legata alla libertà, che viene chiamata libertà di, rispetto a quella negativa della libertà da. La differenza sta in che cosa? Che la libertà da è la libertà negativa per la mancanza di proibizioni. Io sono libero di fumare, la mia libertà voglio fumare, non voglio proibizioni in qualche modo. Interessa poco, diventa più un fatto circoscritto all'individualità.
Quello che a noi interessa è la libertà, a cui io faccio riferimento costantemente nel libro, evidentemente è l'altro tipo di libertà, la libertà positiva, quello che ci ha insegnato Costa, Amberli, Matteucci, Italia e via dicendo. Quindi la libertà di incidere, di agire, di, che quella che Bobbio, un liberale un po' di sinistra e via dicendo, ci indicava come la possibilità di incidere, di agire, di fare, di occupare spazi di partecipazione. E quindi questo significava agire e piacere, e mi riferisco a questa libertà nel corso del libro. Vedete, alla fine del libro, proprio alla fine, l'ultima cosa che ho scritto, che ho riportato in questo volume, è stata una magnifica, stupenda frase di un autore che io ho amato molto e continuo ad amare, che è Gaetano Mosca. Mezzo rigo. Mosca scrisse in un magnifico articolo sul Corriere della Sera: spesso mi è parso, nel 1907 lo scrisse, mi è parso che saper pensare con la propria testa è una qualità, certo così pregevole e rara, ma ha pure i suoi pericoli. E io di pericoli ne ho corsi tanti, e poi dico pure che non li ho saputi neppure schivare. In modo particolare il pericolo a cui mi riferisco è il pericolo del morbo del fuoritempo, che mi ha attanagliato dalla mia, come dire, dal mio inizio del cammino culturale politico e via dicendo, quello di prevedere anzitempo rispetto alle analisi che vanno per la maggiore, o quello che i giornalisti in qualche modo propugnano in televisione, sui vostri giornali, ce ne sono qui parecchi, ne vedo tre, uno a questo tavolo, due qui, e via dicendo, che ci raccontano perché in quel momento bisogna parlare di quelle cose, ma non necessariamente quelle cose sono cose importanti, sono cose che o vanno di moda o perché la cronaca ci spinge tutti ad interessarci di questa roba, o possono essere anche sciocchezze se volete, come più delle volte succede, no? Li perdonerete, no? E allora Mosca aveva ragione, così come aveva ragione Tocqueville quando parlava della dittatura della maggioranza. E per noi liberali questo è importante, perché se la maggioranza, evidentemente, per il fatto stesso di essere maggioranza, esprime una forza propulsiva, quindi di maggioranza, coloro che parlano fuori dal coro automaticamente vanno in minoranza e sono messi ai margini, in qualche modo. E questo è il destino di un certo tipo di intellettualismo, evidentemente, che non è legato al mondo politico. Perché l'intellettualismo che si lega al mondo politico va sempre anche quello per la maggiore, perché va alla ricerca del consenso. Se una persona come me può parlare fuori dal coro, perché non fa politica, perché non si interessa di politica, cerca di fare delle analisi politiche che prescindono dal consenso. Io non devo presentarmi alle elezioni, non ho bisogno del vostro applauso, dico del vostro perché siete qui stasera, non ho bisogno di voti di nessuno, mi posso divertire, come dire, ad andare, come diceva Mosca, ad immaginare delle cose diverse. Bene, non la faccio più lunga che tanto. È vero, ringrazio molto il procuratore, così ringrazio il direttore, quanto ha ricordato che mi sono occupato dei quadri, perché è stato uno snodo fondamentale della politica italiana, che in pochi capirono quanto partì la marcia dei 40 militaristi a Torino, ma quello fu l'inizio della fine del sindacato in questo paese. Fu l'inizio della fine che loro non capirono in quel momento, ma che poi continuano a pagare ancora oggi. Io me ne occupai molto da vicino, finché non arrivammo a far sì che il codice civile fu modificato, e fu modificato l'articolo 2095 del codice civile con l'introduzione della parola quadri nell'ambito del 2095. Lo facemmo perché la classe politica era sorda anche da questo punto di vista, lo facemmo con una proposta di legge d'iniziativa popolare di cui il primo firmatario è chi vi parla. Detto questo, siamo occupati della crisi dei partiti, siamo occupati della crisi del sindacato, delle privatizzazioni, delle liberalizzazioni, delle riforme istituzionali, tutto questo con largo anticipo di 20-25 anni. Ha ragione il procuratore quanto dice, ma ha fatto un po' il profeta in questo libro. Anche il reddito di cittadinanza. Anche il reddito, in modo particolare il reddito di cittadinanza, mi perdoneranno gli amici se ce n'è qualcuno simpatizzante dei 5 Stelle, mi perdonerà, ma potete dire. Il reddito di cittadinanza mi sono divertito perché c'è qui una scheda in cui io nel 2005, l'ultima volta che mi sono occupato di politica politica è stato il 2005,
scusate, sono un po' stanco, è stato 1995, 10 anni prima. E qui c'è una scheda in cui io presentai al Consiglio regionale della Lombardia 19 proposte che partivano dall'abolizione della leva al reddito di cittadinanza 95 e altre cose, privatizzazioni, due reti RAI, tutte robe che poi negli anni, questi 30 anni successivi, di cui i giornali si sono riempiti, i giornalisti ci hanno campato, le televisioni ci riempiono dei palinsesti, tutto quello che conosciamo e via dicendo, è tutta roba vecchia, dico io, in qualche modo. Tant'è vero che delle mie 19 proposte non se ne è infischiato assolutamente nessuno, la classe politica e culturale di questo paese, l'unica solo che passò dopo 10 anni fu l'abolizione della leva. Le altre stanno tutte lì, non importa nessuno. E in modo particolare voglio dire poi il discorso del reddito di cittadinanza. E io scrivo nel libro una cosa molto carina, perché sono andato a guardare alcune cose. Sapete quanto siete avuto sentore per la prima volta in Europa del reddito di cittadinanza? Nel 1795 in Inghilterra c'era abbastanza povertà nelle campagne inglesi, e nel 1795 in alcune contee del sud, e poi si estese al resto dell'Inghilterra, fu stabilito che bisognava fare qualcosa per la povertà, e legarono il prezzo della quotidianità, della vita, via dicendo, al prezzo del grano. Se il grano saliva di prezzo e via dicendo, bisognava dare un aiuto ai poveri. Se il grano scendeva, diminuiva anche l'aiuto, perché ci voleva meno soldi per acquistare. Scalamobile. Tutto questo, una specie di scala mobile anche lì, infatti. Tutto questo data 1795. Bene, gli inglesi con il loro pragmatismo e via dicendo, dopo pochi anni chiusero sta partita, perché dicendo: se noi ricorriamo alla povertà, non facciamo altro che accrescerla la povertà. Chiuso il discorso del reddito di cittadinanza. Poi me lo sono ritrovato, riscoperto e via dicendo, grazie alla politica italiana, dopo non so quanti secoli, non fatemi fare i conti, che sono tantissimi, se permetto di aggiungere. Sì. Tantissimo, tanto. E quindi cose di questo tipo, ma al di là di questo, il libro, e vado verso il cerco di stringere, il libro si occupa di politica interna fino a un certo punto, fino a circa 95, quando io ho smesso di occuparmi di politica, quindi una vita fa, e via dicendo. Si occupa poi di crimine organizzato, e qui il procuratore ha fatto bene a ricordare che il suo volume è stato il criminalità, perché uno degli snodi fondamentali della democrazia in questo paese è che noi, mi permetto di dire noi, non voi, noi cittadini di questo paese, la lotta al crimine organizzato, bisogna pur dirla, la andiamo perdendo. Non è l'illusione che la vinciamo perché la sera davanti ai telegiornali ci dicono che il primo dei 20 più importanti trafficanti di droghe e quant'altro è stato assicurato alle patrie galere. Perché un altro magistrato di questo paese, non è stato il dottor Lembo, e via dicendo, mi spiegò: vedi Olita, quanto abbiamo fatto fuori il primo? Ce ne sono tanti, 5.000 che stanno lì in fila, e che capita che possibilmente il primo vada nelle patrie galere perché lo spingono quelli di dietro in qualche modo. Quindi il problema del crimine non va misurato rispetto alle chiacchiere televisive dei talk show, dice abbiamo arrestato qualcuno e via dicendo, è ben altro il problema. Non apro il problema della droga, perché io sono un antiproibizionista, evidentemente, perché se vogliamo dare realmente una botta al crimine bisogna liberalizzare come minimo la roba stupefacente, sennò la partita è persa, ma non solo in questo paese, è persa nel mondo in qualche modo. Etico, mi permetto di richiamare un concetto che lei ha sottolineato. Lo Stato non è etico nel senso che chiama, deve essere il fondamento dello Stato. Come si fa a giustificare etica? Questo è l'unico punto di dissenso. La liberalizzazione delle droghe porta alla legalizzazione. Ma qui ci sono... porta all'annullamento della personalità e quindi della persona. Sì, lei parla però con una persona che si fumava fino a 3 anni fa 40 sigarette e ci stava rimettendo la vita perché le mie coronarie erano andate a farsi benedire. Allora, se lo Stato non si preoccupa delle mie coronarie, perché si preoccupa della droga e via dicendo? E i miei coronari non davano fastidio a nessuno, perché io andavo al tabaccaio e mi compravo le sigarette.
Invece con la droga andiamo dal crimine organizzato, l'arricchiamo, perdiamo la battaglia, tanto è vero che dicono, il nostro amico professor Savona mi diceva qualche anno fa e via dicendo, che gli Stati Uniti, l'ONU aveva pronto un documento da tirar fuori dicendo, beh, signori degli stati mondiali, guardate che la lotta alla droga è persa nel mondo. Gli Stati Uniti si opposero a questo documento pronto e via dicendo, lo ritirarono e non se ne è parlato più. Allora anche qui assistiamo al balletto tutte le sere, tutte le mattine quando io accendo il telegiornale, fate una prova, accendete il televideo alle 6 di mattina e vi accorgerete che tutte le mattine decine di persone vengono arrestate per spaccio di droga. Poi mi chiedo, ma poi dove vanno? Perché se ne mettono tante ogni mattina in galera vuol dire che ci avremo delle galere, come dire, mega galattiche, cosa che non è vero perché a 50.000 dentro le galere siamo già al top, quindi vuol dire che la gente che entra e esce molto velocemente e via dicendo, quindi ci stiamo a pigliare in giro. Posso andare avanti? No, così si può liberalizzare anche, non so, il furto in appartamenti. Ha risposto un liberale, cioè il cuoco che è seduto lì, è un danno per un'altra persona, non è, capito? Quando è organizzato, quindi anche la criminalità organizzata, e se lo Stato autorizza un'associazione finalizzata al male, non è più uno Stato che fonda la libertà sulle leggi. Infatti è l'inverso, non deve autorizzarla al male, deve vendere la droga a quel negozio che gli sta di fronte, la farmacia. Vado in farmacia e mi compro tutte le droghe che voglio. Non autorizzo il crimine organizzato, lo vendo in proprio. Ma questi negozi diverranno tutti di proprietà, scommetto al 100%, di persone collegate alla criminalità organizzata. Vendiamo in farmacia. Fornimento sul no, fatto bene, io voglio dire, se noi eravamo d'accordo su troppe cose, io non faccio il magistrato, come dire, lei, guardi, è d'accordo con lei il l'ex procuratore nazionale di Marte Franco Roberti? Sì, lo so. In termini di, quindi, al quale spesso anch'io... Ma vedi, posso dire una cosa simpaticissima? Lei non c'era perché non vuole venire al nostro convegno, era a Santa Maria Capua Vetere e via dicendo, ma qui a Salerno noi nel 2012 al Palazzo della Provincia come Società Libera facemmo un grande convegno su Stato e criminalità. In cui c'era Roberti che allora era... Senza accento purtroppo, però lei giustamente mi corresse, qui c'era addirittura ci voleva. Cosa che io ho raccontato in tutta Italia, che esiste un procuratore in carica che ha avuto il coraggio di dire nel corso di un convegno qui ci vuole l'accento. Stato è criminalità, perché più delle volte è così. Allora, in questo convegno che facemmo in provincia via dicendo, c'era il compianto prefetto De Sena, che aveva fatto il vice capo della Criminal Poli in Italia, il vice capo della polizia in Italia, prefetto speciale antimafia a Reggio Calabria, mio amico personale, membro del consiglio direttivo di Società Libera. E quando io nell'intervento davanti a Roberto feci il discorso in modo particolare lì, calcai molto la mano dicendo che se volevamo uscire da certe pastoie via dicendo, parlavo di liberalizzazione della droga, quando mi andai a sedere al tavolo il prefetto De Sena mi disse bravo, è stato bravo perché queste cose bisogna dirle, ma io non posso dirle, hai fatto bene a dirle tu al posto mio. Quindi nell'ambiente in tanti la pensano così oltre Roberto. Ma c'è anche la questione del gioco d'azzardo che produce la procura della ludopatia, soprattutto nei giovani, ed è una cosa diffusa anche questa. Se si liberalizza, come già è stato fatto, il gioco d'azzardo adesso si può giocare dappertutto, anche i ragazzi possono andarsi a comprare i ratolini, si giocano al Super Enalotto, stanno lì ore intere sottraendo dallo studio, eccetera, eccetera. Questo è molto più rigoroso di lei a proposito dell'etica, della libertà di fare le cose. Possono fare tutte le cose, tranne alcune che nocciolano anzitutto alla persona, e mi sono liberale fino in fondo, non perché nocciolano agli altri, non si possono fare, nocciolano in primis alla persona stessa e poi alle altre persone, quindi è sempre in gioco la persona. Chiedo scusa, è la cosa che volevo dire ma mi sono dimenticato. L'ha detto adesso. Ma non l'ho detto.
vado a chiudere perché il territorio è stanco. Il libro si occupa ancora solo di due aspetti, dopo lo Stato e criminalità, il crimine dei diritti umani. Altra parolaccia in questo paese, in modo particolare nel mondo occidentale. Io dico, nel libro ho conosciuto solamente una persona, a parte noi di Società Libera, ho conosciuto solo una persona che si è occupato seriamente dei diritti umani in questo paese, si chiama Marco Pannella. Al di là di Marco Pannella nessuno si è occupato seriamente di diritti umani, se non per prendere in giro chi legge alcuni articoli su qualche giornale e su altre cose via dicendo. Come Società Libera noi facciamo, ne parlo lungamente qui, una marcia internazionale di libertà per i popoli oppressi, siamo quest'anno alla 12ª marcia e via dicendo, invito a partecipare attraverso il sito, la marcia che facciamo a Roma, a Campagnano di Roma, a 15 km da Roma sulla via Francigena. Perché? Perché parto dal presupposto, io personalmente, Società Libera che dirigo, che la libertà... C'è qualcuno che fischia all'americana? No, l'avevo preso per un applauso. E che la libertà per noi liberali italiani finisce a Brennero. Cioè ci interessa tutto quello che succede, ma nell'ambito dei confini nazionali, perché così ne possiamo parlare in televisione, possiamo lucrare qualche voto, possiamo essere invitati a qualche talk show, ma al di là del Brennero, ai liberali interessa poco, ma in genere agli italiani interessa poco il discorso dei diritti umani. Questo è un altro pezzo di corpo. E l'ultimo, la politica estera. Qui si dovrebbe aprire un capitolo meravigliosamente lungo, nel libro lo apro. Esistono tre crisi, dico solo questo: la crisi dell'ONU, la crisi della NATO, che non è più la NATO di un tempo, e la crisi dell'Unione Europea. Per accendere subito qualche passione, quanto con Rubettino abbiamo, io ho proposto a Rubettino la copertina di questo libro, come vedete, sul libro non c'è l'Europa. Perché per quanto mi riguarda l'Europa appartiene al tempo passato. Esistono tre imperi, America, Russia e Cina. L'Europa non è che sarà sconfitta perché, come dice qualcuno nella politica quotidiana italiana, ci sono i sovranisti, c'è Salvini cattivo, qualcun altro e via dicendo. L'Europa deve sciogliere un nodo. Che cosa fa la Francia con la Germania? Si metteranno d'accordo per il futuro o in qualche modo la cosa sarà diversa e via dicendo, e quindi la Germania continuerà essa stessa premere affinché resti solo con i suoi alleati nord europei, che significano Olanda, Finlandia, Danimarca e caso strana i paesi del Visegrad e via dicendo, perché questo tende la Germania in questo momento, non ha bisogno dell'Italia, queste cose e via dicendo. Dopodiché bisogna fare i conti con queste tre potenze, dove la politica italiana e la politica europea è completamente fuori dal seminato, perché non capisce che cosa vuole fare, tant'è vero che apriamo maledettamente ai cinesi senza renderci conto che cosa significa l'impero cinese e via dicendo. Allora qui io invito nel libro ad andare anche su internet a studiare che cos'è l'Africa e la Cina, tutto ciò che la Cina ha fatto in Africa, cioè ha comprato l'Africa, comanda molte cose in Africa, nel silenzio più assoluto dell'Europa. Potrei andare avanti per tutto il tempo che vogliamo, ma non lo faccio per rispetto nei vostri confronti, e quindi alla fine anche da un punto di vista marketing dico, se volete approfondire questo, comprate il libro e andiamo avanti. Grazie. Grazie a voi della pazienza e soprattutto grazie al collaboratore Vincenzo Vita, che ci hanno garantito due acute riflessioni sulla illusione della libertà, la certezza e la solitudine. Grazie e buon bagno.